poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Nel mondo delle quattro ruote da più di 50 anni nella nostra regione c'è un nome che è sinonimo di esperienza, competenza, professionalità. Frulla. Nella sua sede di Senigallia, in via Botticelli, garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla è Clicker Point, usato garantito, fresco, sicuro e certificato multibrand. Frulla propone un'ampia gamma di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero, possibilità di finanziamenti personalizzati e noleggio breve e lungo termine. Frulla cura al meglio tutto l'aspetto post vendita affidato a personale altamente specializzato e sempre aggiornato. Tutti i lavori di officina, cambio gomme, linee e revisioni per i veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla ha inoltre soccorso stradale leggero e pesante, servizio autogru e depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767-224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia, una garanzia di competenza nel settore automotive. A Giordano e Clara Frulla si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, e bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Come sempre, iniziamo andando a vedere i servizi in scaletta quest'oggi. Partiremo dal flash mob contro la discarica di Riceci. Una donna comandante di un rimorchiatore al porto di Ancona, è andato in pensione il medico di Caldarola ed è tanti cittadini rimasti senza servizio. Un barbiere novantenne a Senigallia, una festa sorpresa per il nuotatore Ragaini e poi l'incordatore delle racchette di Luca Nardi. Insomma, questi sono i titoli. Iniziamo dal primo dei nostri servizi con, dicevamo, la discarica di Riceci. Siamo in provincia di Pesaro Urbino, continua a far discutere e intanto davanti alla sede della provincia si è tenuto un flash mob di protesta. Davide Grestazzucchi dal giornale del 14 marzo. Uniti contro la discarica di Riceci in un flash mob davanti alla sede della provincia di Pesaro Urbino per ribadire alla conferenza dei servizi il disappunto a quello che definiscono un ecomostro da 5 milioni di metri cubi di rifiuti proprio in mezzo al verde delle colline di Petriano. È già pronto il secondo ricorso al TAR in aiuto a quello già presentato dal comune di Petriano, sottoscritto da Marea Verde Speranza, Lupus in Fabula, Everyone, Urbino contro la discarica Riceci, Marche Rifiuti Zero e Diversamente. Noi oggi siamo qui per manifestare contro la proroga che la provincia ha dato il 12 gennaio 2024, una proroga che secondo noi non ha rispettato la normativa legale, in quanto il decreto legislativo 156 dice chiaramente che la proroga si può dare solo una volta e già la provincia la proroga l'aveva data a maggio 2023, quando Aurora non aveva depositato tutta la documentazione con la deposizione del progetto.
La legge parla di proroga perentoria, le persone sono dunque assalite da molti dubbi e vogliono capire cosa sia successo prima di questa scadenza all'interno degli uffici del Genio Civile e della provincia. In attesa che la commissione ecomafie vada fino in fondo, si cerca di capire l'aspetto amministrativo e finanziario dei rapporti con San Marino da parte di Marche Multiservizi. Il caso è anche recentemente finito al Parlamento europeo a Bruxelles. Ci hanno assicurato la massima disponibilità a seguire il caso di questa discarica di Riceci. Salvaguardare l'ambiente è una loro priorità, soprattutto quando si tratta di uno scempio alle porte di una città UNESCO come Urbino. Questo è quanto è stato riferito dai parlamentari di Bruxelles in presenza della nostra delegazione. Quello che chiediamo è chiarezza, giustizia e dignità. Chiediamo che le amministrazioni, la politica, tutti quelli coinvolti rispondano con la stessa dignità che dimostriamo noi oggi qui, dignità per il territorio, e noi non ci accontentiamo dello sconto in bolletta. Il 12 di gennaio sono scaduti i termini per la presentazione delle integrazioni, quindi questo progetto andava archiviato. Continueremo ad opporci in tutte le sedi opportune con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Si chiama Laura Bruzzetti e nel sistema portuale del mare Adriatico centrale è la prima donna al comando di un rimorchiatore. Silvia Barchiesi l'ha incontrata al porto di Ancona al suo servizio dal giornale del 9 marzo. Se tu riesci a fare della tua passione il tuo lavoro diventa il lavoro più bello del mondo. La sua passione è il mare e il suo lavoro è traghettare le navi in entrata e in uscita al porto di Ancona al timone di un rimorchiatore, prima di lei a farlo solo uomini. Laura Bruzzetti, 35 anni, di Porto Sant'Elpidio, è la prima e unica donna comandante di un rimorchiatore nello scalo dorico e in tutto il sistema portuale del mare Adriatico centrale. Alle spalle una lunga gavetta, l'esercito, l'Accademia della Marina Mercantile, 8 anni a bordo delle petroliere, 4 sulle navi passeggeri, poi il training di un anno prima di prendere il comando di Musone e del suo equipaggio, fatto sempre e solo di uomini. A volte devi dimostrare il doppio delle tue capacità, devi anche saper farti conoscere. Nel momento in cui chi lavora con te ti conosce, sa che puoi fidarsi di te, sai che sei capace in questo lavoro, poi tutti i muri crollano. Eppure per lei il mare non è stato sempre una tavola. Tra turni di notte, la lontananza dalla famiglia, venti di tempesta e manovre complicate, ma il comandante Bruzzetti ha sempre tenuto ben salda la rotta. Tanta caparbietà, voglia di sempre di migliorarsi, sapere dove vuoi arrivare e fissare la tua mente a quell'obiettivo. E il prossimo obiettivo all'orizzonte è la laurea in giurisprudenza per approfondire diritto marittimo. Nell'attesa di diventare dottoressa, oltre che comandante, dal timone del suo rimorchiatore, alle donne nel giorno della loro festa, l'augurio di buon vento, ovunque soffi. Se avete un obiettivo di seguirlo, di fare del tutto per raggiungerlo, di costruire il futuro in base ai propri obiettivi. La carenza di medici di base resta una pesante criticità anche nella nostra regione, soprattutto nelle aree interne. Rimasti senza questo fondamentale servizio i cittadini di Caldarola e Belforte del Chienti, dopo che il medico che era lì in servizio è andato in pensione. I due sindaci chiedono aiuto alla regione e addirittura pensano di sporgere denuncia ai carabinieri. Daniele Andreani dal giornale dell'11 marzo. Il medico di base va in pensione e si aprono non pochi problemi per i comuni di Caldarola e Belforte del Chienti. In particolare a Caldarola i medici di famiglia sono 3, ne rimarrebbero 2 con il pensionamento il 14 marzo del dottor Giovan Battista Lommano. 1000 persone rimarrebbero senza medico curante, i dottori che rimangono non hanno possibilità di ricevere altri mutuati. E a tutt'oggi siamo ancora intrappolati su questo che è la procedura per dare una risposta anche ai miei cittadini. Io sono sindaco, quindi da sindaco ho anche la responsabilità della sanità dei miei concittadini, appunto. E questo ha fatto sì che ci si è trovati adesso in un momento particolare, quindi la gente non sa più cosa fare,
cosa rispondere alle lettere che alcuni hanno ricevuto da parte appunto della ST. Nel frattempo il sindaco si è attivato per trovare un punto di appoggio principale per i medici del paese collocato in via Matteotti. Ce l'abbiamo fatta perché la palazzina che è di proprietà comunale, che adesso ospita la guardia medica, verrà data appunto ai medici di famiglia per i loro ambulatori. Questa è stata una grossa opportunità, solo che noi altri ancora siamo rimasti indietro su come i cittadini devono procedere e avere le certezze di cambiare e di avere un medico qui, però qui che sia di Caldarola, e non che devono andare a scriversi con un medico che è di Macerata o di Corridonia o di altri paesi, perché questo non è né giusto e né accettabile da parte dei cittadini. Il sindaco si è rivolto alla regione, in particolare all'assessore alla sanità. L'invito è quello di accelerare le pratiche, altrimenti le conseguenze sulla cittadinanza potrebbero essere gravi. Purtroppo, se questa settimana, che sarebbe la settimana conclusiva, non avrò risposte certe per i miei cittadini, visto che faccio il sindaco, dirò, e io sarò il primo, dirò di andare in caserma e denunciare la cosa. La soluzione, penso, più immediata per poter un attimo accelerare i tempi. Non ha nessuna intenzione di andare in pensione invece Giannino Streccioni, 90 anni e da 77 anni storico barbiere nella sua bottega al Cesano di Senigallia. Lui è andato a trovare Andrea Alfieri Padiglioni, il servizio ancora dal giornale dell'11 marzo. Senigallia, Borgo Cesano, a pochi metri dal mare, c'è chi ancora dopo più di 70 anni taglia i capelli e sempre nello stesso posto. Si chiama Giannino Streccioni, ha compiuto 90 anni da pochi giorni ed è un monumento per gli abitanti della frazione di Senigallia. Taglia barba e capelli in un religioso silenzio, gli occhi fissi sulle forbici e sulla lama che affila ancora come 77 anni fa, quando ha iniziato a tagliare, di chiudere il suo amato negozio, che è sempre stato lo stesso, non ci pensa minimamente. A piedi, da qui a Marotta, a piedi andavo. Al 7 aprile 1947, capito? Andavo a piedi, poi andavo in bicicletta, poi andavo a tagliare i capelli dai contadini dentro le stalle. I primi tagli dentro casa, nella sua cucina, poi l'apertura del negozio dove non ha mai scritto barberia. Gianni, così lo chiamano i suoi clienti, non ha solo tagliato per tantissimi anni, ha anche insegnato a chi voleva diventare un barbiere, proprio come lui. Giù a Monte Silvano ho fatto il direttore della scuola e insegnavo a Ieri, insegnavo a Senigallia, ancora con sempre con i miei colleghi, perché da partire non fa niente. Poi Italia i modelli a Barcellona, in giro per l'Italia, molti di loro sono ritratti nelle foto appese nella sua barberia, un vero museo dove l'opera d'arte più preziosa è proprio Giannino. Gianni rappresenta tutta la frazione Cesano, quello che vedo ha anche una memoria storica di questa frazione, siamo molto contenti che si possano portare avanti queste tradizioni. Ovviamente lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha svolto e per quello che sta svolgendo e spero che presto riusciremo in comune anche a dargli un riconoscimento come merita. Una vera istituzione. Adesso invece parliamo di due giovani che si stanno facendo grande onore nel mondo dello sport. Iniziamo da Alessandro Ragaini, 17 anni, astro nascente del nuoto italiano, dopo aver conquistato il titolo tricolore nei 200 stile libero e staccato il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi. E gli amici di Castelplanio lo hanno accolto con una festa sorpresa. C'era anche Daniele Andreani, il servizio dal giornale del 10 marzo. Al suo ritorno gli amici e la famiglia lo hanno accolto così, con una festa sorpresa e con una tavola imbandita nella sua casa di Castelplanio. Alessandro Ragaini è il nuovo nastro nascente del nuoto, rientrato a casa da Riccione dopo aver vinto il titolo italiano assoluto nei 200 metri stile libero. Il 17enne, col suo risultato, colloca la sua prestazione al quarto livello di sempre nei 200 stile maschili. E ora vola alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non me l'aspettavo. E sono tornato a casa adesso, comunque ho trovato tutti i miei compagni a casa e mi fa molto piacere questa cosa. È una cosa che mi rende molto felice perché comunque tutta la Vallesina che mi segue c'è un grande supporto. Io ho iniziato qua sempre nella piscina di moglie e ho continuato fino ad arrivare a questo livello sempre qua.
Alessandro è un prodigio del nuoto, dal 2020 allenato da Andrea Cavalletti, a sua volta pluricampione. Una storia tutta marchigiana che lo ha visto iniziare giovanissimo col nuoto. L'anno da poco trascorso è stato un mix di successi fra Belgrado e Doha in Qatar. Su ciò che ha permesso il suo successo Alessandro non ha dubbi. La determinazione e la dedizione allo sport e soprattutto la passione fin dall'inizio del percorso. Chiaramente bisogna conciliare anche lo studio perché è molto importante oltre allo sport e quindi è difficile, però se si sta concentrati diciamo che è fattibile e si riesce bene. Circa 2-3 ore al giorno con palestra e doppio e mi alleno tutta la settimana dal lunedì al sabato e molto spesso anche la domenica mattina. La vittoria di Riccione Alessandro la dedica alla famiglia e agli amici e ora concentrazione massima per Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto. E ci sono anche altre gare prima delle Olimpiadi, parteciperò all'Euro Junior, c'è il Sette Colli, comunque ci sono delle gare di avvicinamento dove dovrò andare bene anche lì. Ringrazio tutti loro, tutti i compagni di squadra, tutto lo staff, anche l'Arma dei Carabinieri, il centro sportivo. E grazie veramente a tutti. In bocca al lupo ad Alessandro e straordinaria performance anche per il ventenne tennista pesarese Luca Nardi, che negli ottavi di finale del torneo americano di Indian Wells ha eliminato niente meno che il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Da domani entrerà tra i primi 100 del ranking mondiale. A Senigallia abbiamo incontrato il tecnico di attrezzature tennistiche che ha ottimizzato, diciamo così, la racchetta usata da Nardi. C'è stato Gianmarco Minossi, il servizio dal giornale del 12 marzo. Sono intanto molto felice e faccio i complimenti a Luca ancora una volta. Dietro al successo del tennista pesarese Luca Nardi agli Indian Wells negli Stati Uniti c'è anche la mano di un senigalliese. Eh sì, perché Michele Fabretti, esperto tecnico delle attrezzature del tennis, ha contribuito a modellare la racchetta con la quale Nardi la scorsa notte ha sconfitto il numero uno al mondo Novak Djokovic. La vittoria di Luca contro il campione serbo è per Michele motivo di orgoglio e soddisfazione per un ragazzo che, prima ancora che come atleta, ha sempre stimato dal punto di vista umano. Con Luca c'è un bellissimo rapporto di collaborazione perché, come lui sa, io cerco di lavorare per lui, come anche per tanti altri giocatori, ma con lui c'è un rapporto speciale perché è un ragazzo estremamente collaborativo. È un giocatore che, avendo un'eleganza, un tennis molto sensibile, riesce a percepire ogni piccola variazione nel lavoro che io poi riesco a fare con lui. Non si tratta di un vero e proprio lavoro iniziato da zero, quanto piuttosto di una serie di piccole ottimizzazioni della racchetta che vengono fatte in base alle sensazioni percepite dall'atleta. Un'attività che viene svolta con la massima precisione, tenendo conto delle esigenze del tennista in questione. Ci siamo spostati sulla parte della testa della racchetta, quindi sulla parte avanzata della testa della racchetta. Abbiamo visto che Luca preferiva invece tenere in mano una racchetta molto più maneggevole, quindi gestire in base al suo tennis, alla sua sensibilità e alla sua grande mano. Abbiamo spostato il suo bilanciamento, il suo peso un pochino verso il cuore e il manico della racchetta. Con le sue traiettorie disegnate in modo particolare, Luca è stato ribattezzato nel circuito tennistico con il nome di Giotto, di cui l'esigenza di avere un bilanciamento della racchetta un po' più basso. Luca preferisce il bilanciamento della racchetta molto più in basso, al cuore manico. Per quanto riguarda invece l'incordatura, utilizza una corda in poliestere con un tiraggio intorno ai 24 kg. Lo aspettate qui a Senigallia, quindi. Lo ringrazio per avermi dato questa opportunità, per aver dato anche al nostro circolo qui a Senigallia l'opportunità di sceglierci come luogo dove fare questi suoi test. E quindi io spero di rivederlo e gli auguro veramente tanta tanta fiducia, tanta tanta fortuna. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che, come sempre, tornerà domenica prossima. E allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci.
L'app My Marche Traveling è la tua guida digitale che ti accompagnerà alla scoperta del territorio marchigiano, passo dopo passo, a partire da adeguate strutture ricettive, mettendo a disposizione varie attività e le possibili esperienze sul territorio, fino ad offrire agli utenti la possibilità di condividere le proprie emozioni ed esperienze. My Marche Traveling ti permetterà di valutare tutte le possibilità che sono attorno a te, che siano esperienze di degustazione in una cantina all'ora del tramonto o attività adrenaliniche quali windsurf o bungee jumping, insieme alla possibilità di prenotare le esperienze più esclusive a numero chiuso proposte dalle varie strutture. My Marche Traveling non è soltanto una guida alle esperienze più esclusive, è anche un fidato consigliere turistico. Grazie a uno specifico algoritmo sarà in grado di consigliarti attività, punti di interesse, esperienze da fare, in base alla loro distanza e alle tue preferenze indicate al momento dell'iscrizione. Una volta entrati, si può scegliere di visitare luoghi di rilevanza, punti panoramici, passeggiate suggestive e punti di interesse turistici come luoghi artistici, culinari o di semplice relax. La grande novità per il turista e cittadino sul territorio è quella di poter condividere un'attività specifica o un'esperienza particolare, non presente nel sistema. Tramite l'uso di immagini e la descrizione delle tappe affrontate è possibile condividere un determinato percorso con il resto degli utenti, come ad esempio la scoperta di una grotta sul Conero, un punto particolare sulla costa per lo snorkeling, o semplicemente il posto ideale per una passeggiata con picnic e notte in tenda per i più avventurosi. Il tutto ovviamente ispezionato e approvato per garantirne la sicurezza e la qualità dell'esperienza condivisa. Corri a scoprire e condividere le nuove esperienze assieme a noi. Scarica l'app nei principali store.